Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Dove fa la intro con i capelli carini, ora li voglio sinceramente legare perché non li sopporto e poi perché sono andata a prendere da nonna oggi, quindi i miei capelli. Dicevo prima che cascasse tutto che i miei capelli odorano di cucinato perché sono andata a pranzare da nonna. Tra l'altro sono struccata, ho semplicemente il mascara che ho messo stamattina oggi perché mi sono uscite due brufoletti qui e volevo mettere la crema anti-brufoli che faccio già oggi pomeriggio, così insomma domani non dovrebbero esserci più. Oggi faccio un video che non ho mai fatto in realtà, qui per tutta la settimana, ogni volta che studio, in modo tale che vedete anche un pochino, oltre allo study blog giornaliero, effettivamente quanto tempo io studio, ma soprattutto che vi dico che è davvero tanto, tipo ieri sono stata 12 ore, ma questo periodo è ancora più intenso perché ho due prove intercorso, di cui una mercoledì prossimo, quindi riprenderò questa settimana piena di agitazione e ansia. Prima di iniziare a studiare sono tornata tipo da 10 minuti da casa dei miei nonni perché come ho detto prima sono andata a pranzare là e quindi adesso non mi riposo come sempre e si inizia a studiare. Devo fare una videochiamata con il mio compagno di classe, corso insomma vogliamo dire, perché appunto abbiamo studiato insieme per la prova intercorso di analitica, di chimica analitica che ci sarà mercoledì. Oggi voglio fare solo questa materia però fatta molto molto bene e tra l'altro oggi mi viene per la prima volta a studiare con l'iPad, che tra l'altro è arrivata la cover. È arrivata la penna ieri, quindi iniziavo a usarlo ieri, mi ci trovo benissimo. All'inizio vi mostro un pacchettino che mi è appena arrivato, solo che ero troppo curiosa e ho spacchettato tutto. Parte di un brand con cui non avevo mai collaborato e sono molto molto felice di parlarvene perché è un brand di super qualità, che è Lily Silk. A parte vedete che belle le confezioni, dove arrivano tutte le cosine. Comunque Lily Silk, vedete, scritto qui il nome, vende pigiami, federe, scrunchie, camici, vestitini, trapuntine, qualunque cosa appunto vi piaccia, in seta 100%, quindi sono super di qualità. Mi hanno chiesto di scegliere tre cosine e io le ho scelte perché secondo me sono le più carine, sono quelle che potrebbero piacere un po' di più, che siete comunque anche voi giovani come me. Allora, prima cosa che volevo troppo provare perché l'ho vista da un sacco di influencer che ne parlano super bene, perché non solo appunto esteticamente è molto molto carina, appunto ha tantissimi benefici sia per la pelle sia per non rendere i capelli elettrici, dovrebbe in teoria rovinarli un po' di meno, ed è la Federa in seta. Presa in seta rosa io, fatta così. Si vede benissimo la qualità, insomma, dovrebbe appunto giovare a tantissime cose. E ovviamente trovate i link nell'info box di tutto, come sempre. Ho diverse camicie in seta oppure dei pigiami, però la Federa non l'ho mai usata e sono molto curiosa di provarle e vedere se realmente ci sono dei benefici. Ho preso 8 scrunchie, un paio li ho messi di là. Questo nero molto semplice, blu. Questo rosa stupendo, questo colore anche beige, adoro, grigio e bianco con i fiorellini viola e le foglioline verdi, fucsia, eccetera. C'è anche nero con i fiorellini rossi che ho regalato a mamma. E ultima cosa è una camicia, ovviamente in seta. È abbastanza semplice, cioè secondo me dovrebbe esserci nell'armadio un po' di tutte. Ed è appunto questa camicia in seta. Io ho scelto taglia M. Penso si veda. Lily Silk è un brand di seta luxury, è stato fondato nel 2011 e appunto c'è scritto tutta la presentazione qui e c'è anche ovviamente il bottoncino in più nel caso dovesse rovinarsi. Mentre Stormy che la sta odorando e bagnando col naso. Comunque eccola qui, secondo me è stupenda, super super elegante col colletto così. Contate che ovviamente tutto quello che vi mostro deve essere lavato e stirato, però insomma molto 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 bella. Lascio ovviamente tutte le informazioni, inutile dirvelo, nell'info box, appunto i link ai relativi prodotti che ho scelto. Fatemi sapere cosa ne pensate e se siete appunto curiosi di conoscere questo brand oppure di ordinare qualcosina. Io vi dico che la qualità è top. Niente, quindi volevo mostrarvi appunto i prodotti che ho scelto. Allora, sono le 8:34
ho deciso di smettere di studiare. Mi sento un sacco giù e vi dico la verità, io di solito finisco sempre all'una, l'una e mezza di studiare, sempre tardi. Voglio fare un discorso molto, molto free, molto personale. Mi sento un po' giù, anzi molto giù, perché non riesco a essere soddisfatta per quanto mi riguarda. Perché sto studiando veramente tantissime ore, molto di più rispetto a quelle dell'anno scorso. E non riesco a venire a capo della situazione. Non riesco a sentirmi pronta per questa prova. Mi ricordo come si fanno gli esercizi. Mi trovo davvero in grande, grande, grande difficoltà. E la prova è tra... Perché vabbè, adesso è passato il giorno, quindi da domani sarà notte. Eh sì, sono abbastanza giovane, non è che ne mancano due. Però per quanto impegno ci metto, non riesco a venire a capo della situazione, ecco. Mi è venuto un po' un mental breakdown oggi pomeriggio, insomma, che mi sono uscite due lacrimucce perché non riuscivo a capire che cosa non andasse, nonostante, insomma, i miei sacrifici, nonostante il fatto che io non esca da giorni, nonostante il fatto che non veda i miei affetti, quindi i miei amici, il mio fidanzato, se ne diranno appunto tempo a loro. Non è manco questo il problema, perché alla fine loro sanno che io studio, non è che mi faccio i cavoli miei oppure non li frequento perché mi scoccio. Però insomma, vedere che comunque io sto male perché non li vedo, però comunque non sentirmi soddisfatta, insomma, mi fa sentire ancora più una M. E vabbè, niente, ci saranno giorni migliori. E ho deciso di valutare un punteggio che va da 0 a 10 ogni giorno per tutta la settimana come mi sento. E oggi voglio dare un bel 2. 2, basta. Oggi do un bel 2. Vabbè, e niente, adesso io ho deciso l'outfit per domani. Vado a levare questo po' di mascara che è rimasto, ormai si è sciolto tutto. Farmi una bella skincare, mettermi il pigiama. E stasera voglio guardarmi un film, una serie, cose che non faccio da giorni. E vabbè, niente, ho fatto lo zaino per domani. Ora vado a riposarmi un po', cose che non faccio da giorni. E mi prendo questa seratina per me. Non vedo anche oggi nessuno, perché insomma oggi porta il diluvio universale, non mi andava di uscire con la pioggia, domani vedrò Sergio, cosa mi rende felice. Niente. Io vorrei dire a me stessa perché diamine arrivo sempre un'ora prima. Cioè sono sempre ritardata in tutto. Sono arrivata 40 minuti prima, io ora cosa faccio 40 minuti? Oggi non sono venuti nessuno dei miei compagni perché si scocciavano. Io cosa faccio? Con l'illuminante mi si vede ancora di più. Io mostro il ciattolo. Comunque stamattina sono andata in palestra, ho portato giù Stormi, mi sono fatta la doccia, tutto quanto. Mi sono preparata, sono venuta qua e sono in anticipo di quasi un'ora. Cosa farò? Non lo so. Ok, sono tornata a casa, sono le 6:10 e ora inizio a fare analitica con il mio compagno di università, sempre in videochiamata, e facciamo un po' di esercizietti, un po' di cose varie. Appena finito di comprare Notability, l'applicazione, perché praticamente... ho visto tante persone che ne parlano, no? Di persone che hanno l'iPad, ma sono poco informate perché è vero che l'app è stata resa gratuita, infatti l'ho scaricata e la sto usando già da qualche giorno, con precisione 3 o 4, da quando insomma mi è arrivata la penna che ho preso su Amazon, quella originale. È vero che l'app è gratuita, ma c'è il tranello, prima tu la compri la prima volta e basta, potevi scrivere tutto quello che volevi. Invece adesso l'hanno resa gratuita su App Store, ma tu hai un limite. E ad esempio io avevo fatto neanche tantissimo, tipo 10-15 pagine di appunti e l'applicazione mi ha bloccato dicendo che avevo raggiunto il massimo di pagine consentite. E appunto se volevo ancora scrivere dovevo comprare abbonamento, diciamo, quindi adesso ho appena speso 14 euro. E l'anno prossimo dovrò spenderne altri 14 perché non è più come prima che compri una volta e basta, devi comprare 14 euro all'anno. Vabbè, e quindi niente, l'ho comprata perché mi serve, altrimenti è inutile l'iPad se non posso scriverci. Comunque ora vado a fare gli esercizi che è meglio. Sono le 9:40 e dovrei essere le 10 all'università. Outfit del giorno. Sono in ritardo, anche se l'università c'è una lezione inizia alle 11, ma devo andare alle 10 per fare alcune cose. La sveglia non mi è suonata, cioè mi è suonata ma l'ho spenta.
Quindi mi sono svegliata alle 8:40. Però mi sono preparata in un'ora, cioè ho fatto tutto questo in un'ora. In più ho fatto colazione, mi sono lavata. Il problema non è la distanza da casa mia all'università, perché ci metto un quarto d'ora senza traffico. Il problema è il traffico che c'è in questo momento. Quindi non arriverò mai in orario e farò una figuraccia. Brava Martina! Sono tornata all'università, sono le 16:18, ma in realtà prima di tornare a casa mi sono fermata un attimo in un negozio e ho comprato una penna nuova perché la mia si sta per scaricare, lo scotch che mi era finito. Ho preso poi ad Aurora, mia sorella Aurora, il portachiavi di Squid Game, questo qui. Mi piace la serie, l'ho visto, ho detto mo glielo prendo. Poi ho preso una cosina al mio fidanzato che non vi faccio vedere perché per il nostro anniversario e c'è in realtà una decorazione, ecco, quindi non la faccio vedere. Sto a studiare e mi metto a fare chimica analitica. E stasera devo andare a una festa di compleanno di un mio compagno di università, quindi insomma non ho tantissimo tempo. Non sono uscita per un mese, adesso 2 giorni di fila che esco, wow! Ok, ho messo questa felpa comoda per studiare. Però in realtà il mio studio è stato poco proficuo, perché più che altro mi sono concentrata su scrivere formule e cercare di fare un po' mente locale. Perché domani mattina non ho più il laboratorio, perché la professoressa non c'è. Di conseguenza, appunto, farò gli esercizi domani a mente fresca, perché ora sono stanca, ho il cervello che mi esplode. E vabbè, in ogni caso, comunque devo anche andarmi a preparare tra 10 minuti. Ho scritto più che altro formule e formulette, e domani me ne sistemo un pochino e faccio gli esercizi con il mio compagno di università la mattina. Infatti non vorrei svegliarmi troppo tardi. Oggi abbiamo fatto una simulazione e domani insomma abbiamo quella principale, ovvero prepara proprio una simulazione a parte per farci esercitare ancora di più. Oggi ne abbiamo fatto un'altra e su questo il nostro professore è molto bravo, perché vuole appunto che noi andiamo preparati, ed è una cosa lodevole tra l'altro. Io adesso chiudo tutto e vado a truccarmi, perché in realtà ho solo gli occhi fatti stamattina, ma non ho la base, cioè nulla. E adesso modifico un attimo alcune cose per dei video. Oggi me la prendo più così, più soft. Allora, ciao a tutti, sono le 11:48 e oggi fortunatamente ci hanno levato il laboratorio. Stamattina appunto perché la professoressa non c'era, quindi hanno annullato le lezioni. Io contentissima perché ho potuto dormire un pochino in più ovviamente. E vedete appunto sono tutta preparata, anche se non devo andare all'università alle 4, perché ho la simulazione di analitica della prova intercorso oggi dalle 4 alle 6. E vedete che appunto sono preparata perché a pranzo devo andare al compleanno di mia zia che fa 50 anni. Tra l'altro ho messo questo maglioncino che mi piace veramente molto molto carino. Mi si vede anche un pochino il tatuaggio, neanche tanto in realtà. E vabbè, niente, quindi adesso mi metto a studiare un pochino analitica proprio per la simulazione di oggi. Penso mi faccio, non lo so, qualche esercizietto e poi mi devo scrivere delle cose sul libro che mi servono. Quindi questo è quello che farò stamattina, poi appunto andrò dalle 4 alle 6 all'uni e niente. A proposito, metto un pochino di burro cacao perché ho le labbra un po' secche ieri. Ho comprato questo qui di Sephora al cocco, ma volevo sapere una cosa, non so se magari ho sbagliato io e l'ho comprato mini per sbaglio, ma adesso sono così, cioè con questo cosino in plastica, poi ce n'è poco, mi ricordo che era tutto in carta con le mandorle. E posso dirvi, quella le mandorle mi piaceva anche di più perché era molto più morbido, scivolava proprio meglio lo stick sulle labbra, invece questo è un pochino più duro. Comunque niente, però un buon sapore di cocco, anche se un po' chimico. Adesso ripenso tutto un po' velocizzato e io appunto vado a fare analitica. Mi ha appena bussato il postino e mi è arrivato un pacco, quindi adesso vediamo che cos'è. Non so cosa possa essere perché sto aspettando diverse cosine, quindi vediamo un pochino. È Zaful, mi devono arrivare 2 pacchetti da Zaful e niente, adesso vi faccio vedere un po' che cosa ho scelto. Devono arrivare 2 pacchetti perché avevo ordinato 5 cose, che mi, perché appunto è una collaborazione, ovviamente troverete i link di tutto come sempre nell'info box. Ma purtroppo alcuni capi non c'erano più sul sito, quindi insomma ho dovuto riordinarne altri. Allora ho scelto questo pantalone molto semplice, nero così, abbastanza elegante insomma, e vedremo se mi andrà. Adesso vediamo, sapete che io con i pantaloni ho sempre un pochino di problemi, vestiti, top,
sempre a posto, ma non so come mai. Poi ho scelto per la prima volta un paio di occhiali. Perché ho scelto un paio di occhiali? Io ci tengo molto che gli occhiali siano buoni e di marca, non perché devo fare la bella, ma perché comunque è, cioè, la vista è una cosa importante. Però volevo un paio di occhiali da lasciare così in macchina, insomma, che anche se li fregano nel mio garage non c'è questo gran problema. C'è anche uno, si è anche staccata una lente. Lei è ottimo. Sono arrivati senza lente. Vediamo un attimo se riesco ad aggiustarli. Ce l'ho fatta. Ok, aggiustati. Allora, io non penso in realtà che mi stiano male. Sono comunque occhiali che vorrei lasciare quasi in macchina senza impegno. Però insomma non mi stanno proprio male, no? Fatemi sapere. La lente, questa cosa, devono un po' rivederla. Non si può, non può arrivare una persona un pacco con una lente mancante. Questo è un vestito che ha tutti questi puntini colorati. È appunto un vestito fatto in maglia con la sua cinturina. Speriamo che mi vadano bene. Grazie Zaful. Appena arriva l'altro pacchetto, ovviamente poi ve lo mostrerò. Trovate ovviamente tutto sotto in info box, e anche se mi daranno un codice sconto lo trovate sempre giù. Spesso a volte non dico codici sconto nei video, non perché non voglia dirli, ma perché magari me li danno dopo che pubblico il video, quindi li trovate sempre sotto quando appunto me li danno. Scrunchie preso. Voglio levarmi questo codino che mi sono, mentre che sto mi abbaia come sempre in tutti i miei video. Levo questo codino perché non ce la facevo più. Se vedete che qui è bianco è perché mi sono messa la crema sul tatuaggio, perché in questo periodo, che dolore la testa. Comunque con la base ho utilizzato lo scrunchie di Lily Silk. Sì, ho capelli che fanno schifo, ma tanto domani vado in palestra, quindi devo lavare, e perciò non li ho lavati oggi. Comunque oggi ho utilizzato questi occhiali tutto il giorno, li porto all'università eccetera, e mi piacciono veramente un sacco. Sono super chic, mi piacciono molto. Sono quelle che ho mostrato oggi di Zaful. Ora, oggi ho fatto la simulazione di chimica analitica, e diciamo che rispetto a prima, che sapevo fare solo un esercizio, ora me ne sono usciti 4. Io contentissima, ma devo impararne almeno altre 2. Vorrei andare lì sapendone fare almeno 6 su 8. Quindi niente, ora mi metto al lavoro e ripasso un attimo tutti quelli che ho fatto, e vedo di riuscire a impararne anche un altro paio. Adesso vediamo. Allora, a parte i capelli, vi prego di non farci caso perché mi rendo conto che siano alquanto imbarazzanti. Vi dico un po' come appunto mi gestisco un pochino la materia chimica analitica, perché comunque vi sto facendo sempre timelapse in cui studio, ma non vi spiego, quindi mi sembra giusto spiegarlo. Allora, io praticamente prendo tutte le prove del corso, tutte le esercitazioni, insomma, che lui ha fatto anni fa. Prendo tutte queste esercitazioni, chiedendo anche un po' agli studenti degli anni passati, e creo un file appunto dove le metto tutte insieme, e semplicemente faccio tutti gli esercizi che ci sono dentro e li faccio sull'iPad su Notability. Presto farò il video cosa c'è nel mio iPad, non mi preoccupate, e niente, quindi semplicemente appunto faccio tutti gli esercizi, anche quelli che ho già fatto io li faccio di nuovo fin quando non li so fare bene. Ve l'ho detto, fino al 4 ci arrivo quasi tranquillamente, il problema è dopo. Allora, sono arrivata all'università, devo sottolineare il fatto che c'è un uragano, vabbè, la luce si vede che è un po' fioca, e niente, però ce l'ho fatta a guidare in autostrada nonostante l'uragano Katrina qua. Vabbè, niente, adesso vado all'università e ci aggiorniamo dopo. Stasera mi aspetto una bella giornata studio. Allora, sono tornata all'università e stavo parlando un pochino con voi su Instagram, che ho fatto delle storie, e vi ho fatto vedere quanto la mia base sia ancora totalmente, cioè, perfetta, contando che sono stata 4 ore all'università, l'ho fatta 7 ore e mezza fa. In più mi è andata l'acqua in faccia perché ha piovuto e non avevo l'ombrello, quindi insomma top. Se volete sapere che prodotti uso, basta vedere qualche Get Ready With Me, perché sono sempre gli stessi, oppure basta seguirmi su Instagram, trovate come sempre i profili linkati nell'info box, come anche il mio profilo TikTok, in cui appunto spesso ci trucchiamo insieme prima che vada all'università, quando ho un pochino di tempo. Ho fatto 2 TikTok, oggi è uscito anche un video su YouTube, insomma vi ho belli caricati.
perché non so quando voi vedrete questo video, comunque c'è stata una settimana, però qui sono io attualmente dal passato, che appunto ho fatto questa sorpresa, vi ho caricato due video e niente, l'ho caricato il mercoledì e venerdì. Ora devo iniziare a studiare, ho fatto anche leggermente tardi, insomma sono stata 40 minuti un po' a perdere tempo, ho mangiato qualcosina, poi ho fatto TikTok, poi ho fatto le storie e adesso mi devo struccare perché devo assolutamente studiare tutta la sera. Tra l'altro, oggi è quel giorno della settimana di letto pulito, pigiama pulito e capelli puliti. Tanto mi sto uscendo un bobby qui, ma che diamine di punto qua? Che mi fa male? Sono lo scrunchie di Lily Silk. Appunto, avete visto, perché anche oggi l'ho usato per andare in palestra. Li trovo molto morbidi, quindi mi piace utilizzarli. Ecco qui. E tra l'altro sto cercando di non fare più piastre, quindi uso solo il Dyson per cercare di farli lisci. E sì, vengono abbastanza lisci, però vedete. Però tanto anche questo weekend sarò a casa come anche i 5 passati, perché ormai c'è sempre a studiare, quindi nessuno mi vede i capelli, giusto perché devono essere puliti, che sono un po' fissata. Quindi a me anche se non sono in piega, chi se ne frega. Oggi tra l'altro è stata una giornata un pochino brutta, vi dico la verità, cioè aveva preso un po' una brutta piega, nel senso che dopo che sono uscita dall'università me la sono un po' presa a male perché insomma presso le esse iniziato a scocciarci, a metterci ansia, eccetera, eccetera. Io già non stavo di umore, comunque venerdì contate che io arrivo veramente sfinita. Sfinita perché dovendo seguire tutti i giorni, studiare tutti i giorni, andare in palestra, mantenere un canale YouTube, mantenere tutti i miei profili social da sole, occuparmi delle future collaborazioni. Non è per niente facile fare tutte queste cose insieme e soprattutto che dovendo andare tutti i giorni io mi trovo a studiare la sera e a fare tardi, quindi per me è un po' complicato, perciò state vedendo insomma spesso sul canale in questo periodo video vlog, study vlog, in primis perché durante quest'estate ce ne ho proprio fatti, come seconda cosa appunto mi piace introdurvi nella mia vita. E terza cosa perché sono quelli che mi risultano più facili, no? Rispetto a mettermi lì e parlare. Anche se, sinceramente, questo weekend vorrei registrare il video quello dell'iPad, che penso voi vedrete dopo a questo punto. Sì, sono scena. Adesso continuo la mia skincare, voglio fare una bella skincare e concludere anche con una bella maschera notte. Sto usando queste qui piccoline, che c'era tipo un set. Della Neige, oggi voglio farmi questa qui viola perché l'altra volta ho fatto quella verde. Voglio farmi una bella maschera notte perché, nonostante sia tanto impegnata, non voglio non prendermi cura di me stessa. Tipo, ieri ho fatto un super trattamento Olaplex. Infatti, oggi i capelli li vedo molto bene, insomma. E quindi nelle pause tra una cosa e un'altra cerco di prendermi cura di me. Tipo ieri sera mi sono fatta appunto il trattamento Olaplex, stamattina ho lavato i capelli dopo la palestra. Quindi tra un impegno e un altro cerco di incastrare le cose che mi fanno sentire più decente. E oggi voglio farmi una bella bella skincare. Oggi è venerdì, inizia il weekend. Ma non sarà un weekend di divertimenti, sarà un weekend di merda a studiare, come tutti ormai. Ok, io ne applico così, non tantissima, perché non voglio rendere il viso super unto, perché comunque adesso devo studiare tutto, non voglio avere tutto appiccicato. E vi assicuro che la maschera, soprattutto quella lì nel barattolino verde di Laneige, mi piace tantissimo. E vi assicuro che, avete visto, io ne ho presa una noce neanche, non ne serve per niente tanta, anzi, già quella quantità che vi ho fatto vedere prima, vedete? Viene applicata su tutto il viso tranquillamente, non rimane nessuno spazio in cui la maschera non è stata applicata. Allora, ciao a tutti, oggi è sabato e sono le 11:02 tipo, sono un pochino in ritardo perché dovevo essere alle 11 dall'estetista, ma tanto è di fronte al mio palazzo, quindi ci metto 2 secondi ad arrivarci. Vado a rifare le unghiette. Allora, sono struccata come avete potuto vedere perché non ho avuto tempo di truccarmi. Ho messo questa felpetta qua così con i bottoni sotto una maglia davvero leggera perché oggi fa caldo. E i jeans skinny, la borsa di Zara. Ovviamente figuriamoci quando devo andare dall'estetista, quindi al chiuso da una parte, e poi devo stare tutto il giorno in casa, c'è un sole che spacca le pietre. Oggi le uniche cose che devo fare è andare a pranzo fuori a mangiare poke con la mia famiglia e andare dall'estetista. Poi adesso tutta la sera, tutto il pomeriggio a casa a studiare, sole. Ieri che dovevo andare all'università, pioggia, grani e tutto. Queste sono le unghie del mese. Ho fatto queste due dita un pochino diverse perché ci ho messo questi brillantini olografici e poi di base nera, mi piacciono moltissimo.
Ok, a maggior poiché sono pienissima. Sono le 18:11. Sono stata un paio d'ore sul letto, anche perché in primis mi sono messa le mie cose, quindi ero un po' abbattuta e volevo stare a letto e ho montato appunto questo video. Adesso devo aggiungerci ovviamente le altre clip, che devo studiare tutto il pomeriggio e anche tutta la sera perché non esco oggi, come già vi ho ribadito, insomma volevo un attimo staccare il cervello e perdere un pochino di tempo col telefono. Tra l'altro mi sono accorta che io non ho specificato in questo video che study vlog è particolarmente importante perché io mercoledì 17, ovvero tra 4 giorni, ho la prova intercorso di chimica analitica e non l'ho sottolineata questa cosa, infatti spesso vedete che io sto studiando praticamente solo chimica analitica, questo è perché ho la prova, non perché sono pazza. Una cosa che faccio tipo sempre quando devo studiare tanto ed è inverno è accendere una candela profumata, questa è super super buona. Allora, penso si veda che ho una faccia super assonnata. Sono le ore 23:37 e ho quasi finito di fare lo schema con tutti gli esercizi. Sto letteralmente morendo di sonno, mi si stanno chiudendo gli occhi, sembro fatta di sostanze particolari e quindi mi sa che è l'ora di chiudere. Mi manca ancora da copiare 8 esercizi e finito di fare questo schema devo provare a rifarli tutti con questo schema a fianco e imparare man mano facendoli. Per ora diciamo che la situazione è leggermente migliorata, dovrei saperne fare adesso 5 su 8 per superare la prova. Terza volta provo a spiegare questa cosa, solo che ho troppo sonno, mi sono anche slegata i capelli, vediamo se ci riesco. Per superare la prova innanzitutto ci sono 8 esercizi e io devo riuscire a farne bene, quindi con un risultato perfetto, 5 su 8. Se ne faccio bene 5 su 8 la supero. Qual è il problema principale? Che io molto spesso mi impappino con la calcolatrice e sbaglio i calcoli, salto uno zero, salto una cifra, e questo è un problema perché lui ha detto, ovvero il professore, che non guarda il procedimento ma guarda soprattutto il risultato. Quindi se io faccio tutto corretto ma non mi trovo con il risultato è un gran problema. Continuerò a fare tantissimi esercizi. Non ho fatto chimica organica perché in realtà sono un po' in dubbio, una sorta di limbo in cui devo concentrarmi soprattutto su chimica analitica, perché devo saper fare gli esercizi bene per la prova, devo saperne fare bene almeno 6 su 8, dai, diciamo così, in modo tale che se ne sbaglio uno almeno 5 sono buoni, si spera, ma raga. Speriamo che la supero questa prova, perché sto facendo tanti di quei esercizi e non voglio vederli mai più, mai più. Quindi niente. E il problema appunto è che dovrei fare anche chimica organica, perché già non la so fare. Poi, se non mi rivedo bene le lezioni anche da casa, è un problema, perché ok che scrivo gli appunti in classe, ma dovrei anche rivederli a casa. E questa cosa non sta accadendo, perché appunto devo fare analitica. Vado a mettermi a letto, sono stanchissima, adesso sono le 11:40, mi lavo i denti e vado a dormire. Quindi, dato che voi non vedrete questo video prima della prova intercorso, vi scriverò nell'info box se ho superato la prova. Spero di sì, spero vivamente di sì. Vado in bacio e a domani. Allora, mi sono preparata e questo è il trucco che ho fatto per andare appunto a pranzo fuori con la mia famiglia. Mi sono fatta anche queste due codine qui perché ho i capelli che sono inguardabili. Allora, ciao a tutti, non è domenica ma è lunedì, solo che mi sono dimenticata ieri di riprendere mentre studiavo, scusate. Direi che appunto è arrivata l'ora di chiudere questo video. Sì, vedete che ho la mano monca tutta bendata qui perché ho scoperto che è complicato da dire. Comunque vabbè, penso che ne parlerò in un get ready with me che farò. Ho scoperto ieri che è stata una giornata un po' tragica, che devo operarmi alla mano, purtroppo, perché ho una cisti nella mano. E perché ieri mi è venuto un dolore fortissimo, non riuscivo proprio a muoverle. E ho visto appunto che c'era una pallina, una massa sottocutanea e quindi niente, devo operarmi alle mani e mi fa malissimo la mano destra, riesco un pochino a muovere le dita, non riesco a girare il polso, non riesco a tenere il telefono in mano, non riesco a prendere una bottiglia, non riesco a legarmi i capelli, non riesco a fare niente, mi fa malissimo. E adesso piano piano un po' sto cercando di scrivere il più possibile perché mercoledì ho la prova.
La vita mi sorride. Vai a vedere, copri che devi operarti alle mani quando mancano 2 giorni alla prova intercorso. Benvenuti nella mia vita con la mano monca, che non riesco manco a muovere le dita bene. E niente, io adesso vado a studiare analitica. E in realtà già sto studiando analitica, purtroppo, vedrò che finisca. E io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo study vlog. E spero con una mano decente, anche se in realtà questa operazione vorrei farla più lontano possibile perché insomma è un po' complessa, beh, vi spiegherò bene lunghe 3 mesi sicuramente. Non voglio far preoccupare nessuno parlandone in maniera così leggera adesso. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. E fatemi sapere se vi è piaciuto questo weekly study vlog, che potrei riproporlo sul canale perché mi è piaciuto molto vloggare questa settimana. Oppure se volete un weekly vlog, ditemi quale preferite tra le due tipologie, sia weekly vlog o study vlog. E niente, ci vediamo alla prossima.